Consideriamo anche che il costo che si sostiene quando c'è un infortunio sul lavoro non è soltanto dell'impresa, è di tutta la società, è del sistema sanitario, del sistema assicurativo, del sistema previdenziale, è un costo sociale che ci consente di dire che questo è un vero e proprio, una vera e propria serie di crimini di pace che devono essere interrotti perché non è più tollerabile questo, come ha Crimini di ribadito più volte pace. Papa Francesco, come lo ha Sì. ribadito il Presidente della Repubblica. Grazie. Allora vorrei chiudere con Ester Intini. Crimini di pace. Ester, ci ricorda per questo crimine di pace che è costato la vita a suo figlio, che condanne hanno avuto i responsabili dell'azienda in chiusura? 11 mesi con la pena sospesa, perché tutto ciò che è mancato a mio figlio è diventata un'attenuante per loro, in quanto si sono messi in sicurezza, sono il fiore all'occhiello, hanno dimostrato di aver sbagliato e sulla pelle di mio figlio. Questa è la giustizia che mi sono ritrovata. Sono storie che speriamo di non dover raccontare in futuro. Grazie, grazie Ester Intini e grazie anche a tutti gli altri nostri ospiti per Grazie essere a voi. Grazie. stati con noi in questo speciale dedicato appunto alle morti sul lavoro. Oggi è la giornata dedicata a loro. E allora io ringrazio in regia Valeria Manna e Roberta Rizzo che hanno collaborato alla realizzazione di questo speciale. Ora linea alla regia e poi tornano le notizie di RaiNews 24. Dove erano gli estintori? È tutto un tanto questo muro di fuoco. Un muro di fuoco, vieni dai qua. Connette con la velocità della rete TIM. Sceglilo a 45 euro al mese. Vieni nei negozi TIM. TIM, la forza delle connessioni. Les garçons et les filles, c'est fait pour vivre ensemble. C'est normal, pourvu qu'ils soient d'accord, rien d'anormal. Il y avait une fille dans le groupe où j'étais que j'avais remarqué. Rompi il ghiaccio con Vivident Xylit. 100% xilitolo per una sensazione di freschezza. Vivident, vivi fresh al 100%. Benvenuti alla serata più attesa della settimana con i sofficini! Da oggi non prefritti! Se non hai fame! Sofficini Findus, che spettacolo di serata! Eh? Chi ha mangiato i sofficini? Scoprilo con il Cluedo di Carletto! Prova a vincerlo per una serata sofficini! Da paura! Se di notte non respiri bene, di giorno non sei riposato e anche le cose semplici si complicano, puoi provare Rinazina. Esperto del naso libero, apre le vie nasali per un sollievo rapido e prolungato, anche in caso di sinusite. Così puoi respirare meglio, dormire meglio e la giornata è più semplice. Rinazina. Ogni volta che ti serve energia per riportare al massimo la tua giornata, scegli le proteine naturali delle mandorle. Prendine una manciata. Ricarica l'energia della tua giornata. Vuoi una barba sempre morbida? Smetti di rubare le creme a tua madre. Meglio l'idratante King C. Gillette, altrimenti senza è davvero dura. Con l'idratante King C. Gillette ammorbidisci la barba e idrati la pelle. Style like a king. Luciana Mosconi. La pasta come fatta in casa. Ruvida, tenace, marchigiana. È vera, proprio come me. Nuovo raid russo in Ucraina, colpita Zaporizhia, 17 morti. Putin cambia il capo delle forze sul campo. Kiev, dopo l'esultanza, nega la responsabilità per l'attacco al ponte di Kerch. Sono stati i servizi russi. Vertice tra Meloni, Salvini e Berlusconi ad Arcore. Voglio un esecutivo forte. Un minuto dopo l'eventuale incarico, dice la leader di Fratelli d'Italia, i tre si rivedranno a inizio settimana. Nessuna pregiudiziale, ma si cambi e le soluzioni siano condivise. Così il segretario Landini alla manifestazione un anno dopo l'assalto alla CGIL in piazza Conte, la solidarietà di Letta e Rampelli.
40 anni fa l'attentato alla sinagoga di Roma, la vittima fu il bimbo Stefano Gaitascè di 2 anni, ancora nessun colpevole, è stato assicurato alla giustizia, celebrazione in corso. La giornata del ricordo delle vittime sul lavoro, i numeri di morti e infortuni restano drammatici, lavorare non può significare porre a rischio la propria vita, così il presidente Mattarella. Al via alle 10.30 la barcolana numero 54, la più grande regata del mondo nel Golfo di Trieste, la festa del mare che vede competere i grandi campioni con gli amanti della vela. Due minuti dopo le 10, buongiorno, ben ritrovati in diretta con l'informazione di RaiNews 24. Apriamo questa edizione con il conflitto in Ucraina, l'attacco missilistico nella notte su Zaporizhzhia, almeno 17 le vittime, decine i feriti. Comunica questo l'esercito ucraino, intanto Kiev nega ogni responsabilità nell'esplosione al ponte che collega la Crimea alla Russia. Sono stati i servizi di Mosca, dicono. Da Kharkiv il nostro inviato Ilario Piagnarelli. 12 missili sono caduti nella notte su Zaporizhzhia, hanno distrutto 5 case. Il bilancio provvisorio è di 17 morti, tra questi ci sarebbero anche 6 bambini. Negli ultimi giorni Zaporizhzhia è la città che più sta pagando in termini di vittime civili. Giovedì c'era stato un attacco simile, con sempre un bilancio di 17 morti. Alcuni giorni prima quell'odioso attacco contro un convoglio di civili con 34 vittime. Intanto arrivano da Mosca le immagini delle auto che ricominciano a passare attraverso lo stretto di Kerch, che è stato riaperto a traffico limitato per le auto e invece a pieno regime per i treni. Questo attacco era stato accolto con esultanza qui in Ucraina, ma sembra che le capacità di rifornimento attraverso quella struttura che qui viene chiamata il ponte di Putin siano tornate a esserci. Intanto Mosca accusa di nuovo gli Stati Uniti, ormai partecipano al conflitto, inviano mercenari. Come sappiamo Mosca è la prima sul banco degli imputati a essere accusata di usare mercenari russi, a partire dal gruppo Wagner. Sostituito il generale dell'esercito di Mosca, adesso si chiama Sergei Surovkin, detto anche Armageddon. Le autorità di Minsk, Bielorussia, convocano l'ambasciatore ucraino perché secondo i loro servizi l'Ucraina sta organizzando anche lì un attacco che, come veniva ricordato, però per quanto riguarda il ponte viene adesso negato. Invariata la situazione della centrale di Zaporizhzhia, resta attaccata ai generatori diesel sia per le esigenze di raffreddamento sia per le esigenze dei sistemi di sicurezza, dopo che è stata scollegata dall'ennesimo bombardamento della rete elettrica ucraina. Grazie Ilario Piagnarelli. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa alla commemorazione del 40° anniversario dell'attentato alla sinagoga di Roma, avvenuto il 9 ottobre del 1982, in cui morì un bimbo di solo 2 anni. Vedete, collegata per noi, c'è in diretta Federica Mango, a te. Sì, buongiorno dal Tempio Maggiore di Roma, da questo largo che dal 2007 è intitolato al piccolo Stefano Gaitascè, vittima di appena 2 anni dell'attentato di 40 anni fa, un attentato compiuto da 5 terroristi del gruppo rivoluzionario palestinese di Al-Fatah. Qui 40 anni fa, il 9 ottobre del 1982, assistevano ad una...